Ok, allora buongiorno a tutti. Io sono Eleonora Vittorini Orges e sono la coordinatrice del. Allora sono la coordinatrice di questo gruppo nominato NVCOM, quindi la National Virtual Conference on Museum. È diciamo il primo anno che si prova a fare una conferenza nazionale, quindi una conferenza virtuale nazionale sui musei, patrocinata dall'IPCOM. Ringrazio appunto il direttore dell'IPCOM Pakistan per avermi invitato e avermi dato proprio la possibilità di organizzare questa conferenza proprio sull'arte e in generale i beni architettonici in Italia. Allora, interverrò io, farò un primo intervento in generale proprio sui principi di metodologia del restauro. Dopo di me ci sarà ci sarà appunto l'intervento di Rosanna Fabozzi che parlerà del viaggio alla scoperta delle mummie in Italia, essendo lei una diagnosta del restauro, oltre che fondatrice della Jacor Studio, di uno studio d'arte a Firenze. Farà un excursus appunto di mummiologia dal punto di vista scientifico del restauro. Dopo Rosanna parlerà Ivo Cotani, se non sbaglio l'accento, che è un artista e un performer, lui è di Ascoli Piceno, e ci parlerà del viaggio dall'upcycling all'arte contemporanea. Continueremo, quindi anzi finiremo l'intervento con Giada Carvaro, che è una pittrice. Allora, Giada l'ho chiamata perché è una pittrice molto particolare, è una pittrice meditativa, per così dire, guaritrice dell'anima attraverso i colori. Siccome l'argomento è molto interessante, il colore della memoria dell'albero genealogico, ho pensato fosse carino proprio chiudere, diciamo, la conferenza con questo argomento. Allora, adesso partiamo con la mia presentazione. Come vi dicevo, quindi vi parlerò. Ecco qui, allora, scusate, il mio desktop è un po' disordinato. Allora, come vi dicevo appunto, l'argomento è. Allora, vediamo un po'. Io ogni volta ho sempre. Ah, eccoci. Ok. Principi di metodologia del restauro. Ok. Allora, principi di metodologia del restauro. Allora, quando si parla di restauro, ci sono, diciamo, tre fasi fondamentali da seguire, quindi ricerca storico-artistica, analisi scientifiche e operazioni di restauro in sé per sé. Quando parliamo di fasi appunto del restauro, parliamo sì di fasi distinte, ma anche di fasi che ovviamente possono coesistere tra di loro. La prima fase è appunto ricerca storico-artistica. Che cosa vuol dire? Eseguire una ricerca storico-artistica in maniera completa vuol dire innanzitutto ricercare, per esempio, banalmente le notizie sull'opera. Quindi siamo di fronte a un quadro, cerchiamo delle notizie. Quindi quando è stato dipinto il quadro, le misure, la tecnica, per poi seguire con un'analisi pre-iconografica. Quindi, una volta che abbiamo le notizie principali dell'opera, quindi chi l'ha eseguito, le misure, appunto la datazione, analisi pre-iconografica vuol dire semplicemente cosa noi vediamo nel quadro, quindi può essere un ritratto, può essere, non so, un paesaggio, quindi un'analisi pre-iconografica, cioè quello che io vedo nel momento in cui guardo un'opera d'arte. Descrizione iconografica, cioè il significato fondamentalmente iconografico di un'opera, quindi nel momento in cui per esempio siamo di fronte a una composizione, un quadro con una composizione un po' articolata che magari ha un significato religioso, allora si parla di iconografia del quadro, quindi il significato anche simbolico degli elementi che sono per esempio all'interno di un'opera. Quindi qual è il messaggio che l'artista vuole mandare attraverso l'opera e quindi attraverso i simboli ritratti nell'opera stessa. Analisi quindi del codice visivo, cioè come l'artista utilizza per esempio la luce, utilizza gli spazi, la struttura proprio geometrica, proprio per trasmettere il messaggio iconografico.
A quel punto, ecco, io quello che vi sto facendo vedere fondamentalmente, sì, tra l'altro sono i punti da seguire quando si fa una ricerca storico-artistica articolata. Quindi, una volta effettuato l'analisi del codice visivo, ricercare la biografia dell'artista e quindi ricostruirne il contesto storico e culturale può andare poi a chiudere il cerchio di quella che è una ricerca storico-artistica sulle opere d'arte. Ecco, nel momento in cui, per esempio, non so, dobbiamo fare una ricerca su un pigmento o una tecnica d'arte, una tecnica artistica, allora la prima cosa da andare a così, ricercare è la denominazione artistica. Cioè, per esempio, se io faccio una ricerca sulla terra verde, come mi è capitato anche in corso di tesi, denominazione artistica vuol dire vedere nel corso dei secoli come la terra verde effettivamente è stata nominata, perché il nome terra verde cambia poi nel corso della storia, come anche appunto l'utilizzo nella storia, quindi in una determinata tecnica viene utilizzata in una certa maniera, oppure viene utilizzata in un'altra tecnica, quindi l'utilizzo nella storia. Caratteristiche tecniche, quindi se è un pigmento che è utilizzabile in affresco piuttosto che su, per esempio, su un dipinto a secco. Caratteristiche geologiche, comunque chimiche, anche perché i pigmenti prima dell'avvento poi della tecnologia ovviamente erano terre naturali. La diffusione e il commercio, cioè fondamentalmente quindi come poi questo a livello commerciale questo pigmento, dove lo ritroviamo, in quali paesi poi lo ritroviamo, e qui, come per esempio la terra verde che era famosa a Verona, eppure viene molto utilizzata in un fenomeno detto monocromo in terra verde che invece si collocava nel centro Italia. Sì, questo. Allora, restauro. Quando noi cerchiamo delle notizie su, per esempio, su un'opera d'arte, in previsione ovviamente di eseguire poi un restauro, è importante andare a fare una ricerca su quella che è la storia conservativa dell'opera in sé per sé, quindi se è stata, non so, spostata dalla sua collocazione, se ha subito dei danni per magari, non so, terremoti o comunque eventi naturali, oppure se ci sono stati degli interventi di restauro pregressi. Spesso non erano molto corretti, o in questo caso, vabbè, non so, ricorderete insomma tutti il caso eclatante in Spagna dell'Ecce Homo, insomma, diciamo sfigurato involontariamente per un'operazione di restauro improvvisata. Allora, chiaramente quando noi facciamo una ricerca storico-artistica è fondamentale stabilire criteri di scientificità e tracciabilità di scritti e documenti che si trovano essenzialmente in biblioteca e in archivio, quindi bisogna fare una ricerca ovviamente oculata. Il punto di partenza sono sempre le fonti storiche, di solito, quindi trattati che possono essere originali, quindi editio princeps, oppure edizioni commentate. Ovviamente c'è anche poi tutta una letteratura specializzata e pubblicazioni poi sul restauro in sé per sé che vanno poi a fare da corollario a questa ricerca. Trattati artistici, noi in Italia ovviamente abbiamo tutta una serie di trattati, quindi che possiamo andare a consultare in base poi alle opere d'arte che abbiamo di fronte. Ora le più famose chiaramente sono, allora qui per esempio c'è, non so, lo scritto di Teofilo, oppure per esempio c'è anche il famoso, insomma, trattato dell'arte di Cennino Cennini e quant'altro. Qui ho fatto, diciamo, giusto un elenco. Allora, una buona ricerca storica ovviamente è necessaria, ecco, di solito si fa ovviamente inizialmente per comprendere quella che poi sarà la linea di restauro da seguire. La linea di restauro dal punto di vista materico e filologico, cioè materico si approfondisce lo studio della tecnica esecutiva e quindi poi tutto lo stato di conservazione di un'opera d'arte, ovviamente, come ho detto prima, basandoci sulla ricerca degli eventi passati. Filologico, cioè come eseguire un restauro, perché è fondamentale poi all'interno del restauro rispettare la naturalezza storica ed estetica dell'opera. Allora, secondo passaggio, quindi dopo la ricerca storico-artistica, le analisi scientifiche. Come vi dicevo prima, non è detto che siano delle fasi che sono completamente divise tra di loro, perché possono integrarsi. Per esempio, l'analisi scientifica sicuramente sono di supporto a un restauro prima e durante anche l'intervento. A volte sono anche utili per chiarire degli aspetti poco chiari nella ricerca storico-artistica e sono indispensabili anche dopo il restauro, proprio ai fini della manutenzione.
Allora, le analisi, diciamo, possono essere chimiche oppure fisiche. Di solito si parla di analisi microchimiche, microscopio ottico elettronico, raggi infrarossi, ultravioletti, raggi X, ma anche indagini fotografiche. L'obiettivo di solito è sempre quello di identificare e caratterizzare elementi chimici, o comunque identificare e caratterizzare sostanze organiche e inorganiche, anche, non so, identificare una tipologia di sale, per esempio, se l'opera presenta dei sali, e indagare anche aspetti micro e macrostrutturali. Ci sono delle indagini, per esempio, che ci fanno vedere, se, come un'opera è più o meno magari deformata in su. Per esempio, pensiamo a una tavola dipinta, come è deformata a livello superficiale. Le tecniche ovviamente poi possono essere qualitative o quantitative, quindi quali materiali abbiamo dentro, ma anche la quantità dei materiali che è proprio all'interno. Le indagini possono essere non invasive oppure invasive, quindi invasive vuol dire effettuare un campionamento, e il campionamento può essere distruttivo, microdistruttivo, ma anche non distruttivo. E le indagini possono essere ovviamente specifiche, quindi invasive e non invasive, perché magari vado a indagare un punto specifico, o anche appunto per immagini. È chiaro che quindi in quel senso saranno non invasive. È chiaro che poi per il restauratore la cosa fondamentale saranno le osservazioni tecniche del lavoro, cioè la visione da vicino e in generale, insomma, utilizzare poi dei mezzi di ingrandimento proprio perché la visione sul campo è quella poi fondamentale, no? Come un medico all'occhio clinico, anche il restauratore ovviamente deve avere un occhio adeguato. Okay? L'ultimo aspetto è quello proprio del restauro, quindi il restauro deve ovviamente rispettare una metodologia specifica che vada a rispettare poi l'aspetto fisico-materico dell'opera, l'aspetto storico ma anche estetico, perché lo scopo poi del restauro è quello di trasmettere le opere alle generazioni future. È vero che il restauro in Italia obbedisce magari a delle regole che possono anche essere diverse, diciamo. Ogni paese ha la propria cultura anche a livello di restauro, quindi in Italia si è creata una teoria del restauro a partire dall'Istituto Centrale del Restauro di Roma e l'Ufficio dei Perito di Firenze, che poi ovviamente si è trasmessa, insomma, sul campo, e quindi la teoria del restauro parte, insomma, da lì. Menzione a parte per le opere d'arte contemporanea che necessitano poi di una vera e propria teoria del restauro a sé stante, perché chiaramente i materiali sono differenti, la modalità, insomma, di trattare, anche, non solo i materiali sono differenti, ma spesso i pittori contemporanei non vogliono che le proprie opere siano restaurate, perché magari non è quello poi il concetto, lo scopo dell'opera. Quindi è proprio per questo che il dibattito comunque in generale è davvero ancora in corso. Il restauro è chiaro che può riguardare qualsiasi tipo di opera d'arte, quindi beh, pittura da cavalletto, sì, questa è una traduzione dalla mia presentazione in spagnolo, comunque diciamo pittura su tele e tavola, dipinti murali, sculture, mosaici, ma anche opere in metallo, in ceramica, archeologiche, mummie, per l'appunto, come vedremo. Opere su carta, tessile, ma anche per esempio opere fotografiche o cinema, insomma, pellicola fotografica e cinematografica. Quindi tutto quello ovviamente che può, tutti i supporti che ospitano su di sé un'opera d'arte che quindi può essere trasmessa in futuro. Le operazioni di restauro, quindi facendo un breve excursus, proprio anche in previsione dell'intervento successivo. La pulitura che può essere chimica, di tipo chimico, quindi utilizzando le sostanze che vadano appunto ad agire, a reagire anzi con le sostanze che abbiamo sull'opera, che quindi magari devono essere per esempio rimosse, meccanica, non so, bisturi per esempio, fisica, quindi con il laser. La pulitura è bene ovviamente che venga eseguita sempre dopo test preliminari. Consolidamento. Il consolidamento è un'operazione che va a migliorare le caratteristiche di coesione e o adesione di un'opera, e a volte può essere necessario se l'opera è particolarmente, non so, pulverulenta o ha delle scaglie. Ecco, a volte può essere necessario un preconsolidamento prima della pulitura. Quindi questa è un'operazione che viene fatta su qualsiasi tipo di supporto. Il ritocco pittorico invece va ad aiutare la corretta leggibilità estetica dell'opera, con ovviamente l'uso del colore. Quando si fa del ritocco pittorico non si va a dipingere l'opera, infatti il
restauratore davvero non è un pittore, è un tecnico che ha delle competenze non solo in chimica, in fisica, ma di sicuro non ha come priorità principale ovviamente quella di saper dipingere, perché il ritocco pittorico è un mettere il colore su, per esempio, una mancanza in maniera appunto del tutto tecnica e soprattutto riconoscibile. Anzi, poi vedremo quali saranno poi i criteri del restauro stabiliti in Italia. Protezione, la protezione della superficie dell'opera, che deve essere fatta sempre con prodotti ovviamente idonei. Quindi ci sono dei prodotti a livello chimico che vanno a proteggere la superficie dell'opera. Documentazione, allora è importante ovviamente documentare fotograficamente o con un altro mezzo tutte le fasi dell'intervento, specificando la tipologia e la modalità di utilizzo dei materiali che appunto vengono utilizzati nel corso d'opera. Le operazioni di restauro, come vi accennavo prima, devono essere, secondo proprio la teoria del restauro, riconoscibili, perché io devo poter riconoscere il restauro che è stato fatto soprattutto a breve distanza, reversibili, perché magari in futuro ci sono dei materiali più idonei e quindi io devo poter rimuovere l'intervento che è stato fatto, e compatibili, proprio perché non devono creare danno ai materiali già esistenti che sono propri dell'opera. È importante in generale far esistere, coesistere, come dicevo, le diverse fasi, quindi ricerca storica, indagini scientifiche, il restauro in sé per sé, ma è fondamentale anche che diversi professionisti collaborino in modo proprio interdisciplinare tra di loro, quindi restauratori, ma anche l'architetto, l'archeologo, ovviamente quando è il caso di opere archeologiche, il diagnosta, quindi comunque la parte scientifica, lo storico dell'arte, quindi ci deve essere ovviamente un lavoro proprio in team. Allora, io sì, adesso volevo parlarvi molto brevemente di due miei casi studio, tanto per insomma, dire nella pratica un pochino come io ho utilizzato i criteri, insomma, proprio del restauro, metodologici del restauro, con due studi. Come vi dicevo prima, lo studio del pigmento di terra verde nelle pitture murali monocromi toscane del 300, e il secondo invece è uno studio che ho fatto nel corso della laurea in opificio, quindi il consolidamento del materiale lapideo, cioè esperimenti nuovi e tradizionali a confronto sul Nicodemo dal Lamento su Cristo morto. Parto con il primo, molto brevemente, semplicemente per dire come ho coordinato un pochino le varie fasi. Allora, per quanto riguarda lo studio del pigmento di terra verde nella pittura murale monocroma toscana del XIV secolo, scusate ma ci sono delle traduzioni un po' strane tra tutte le varie presentazioni. Allora, io avevo da restaurare una... Da restaurare, in realtà dovevo fare una ricerca in coordinamento scientifica sulla terra verde, e partendo da una pittura che era oggetto di restauro di alcune allieve dell'opificio, quindi pittura murale, in questo caso erano le storie di Santa Verdiana a Firenze, che era appunto una pittura in monocromo, il fenomeno si chiamava proprio monocromo in terra verde, un fenomeno che apparteneva, diciamo, al centro Italia, ed ha, diciamo, sviluppo dalla fine del 300 fino ai inizi del 500, quindi prendeva quasi due secoli. Allora, io ovviamente ho fatto una prima ricerca storico-artistica proprio sul fenomeno del monocromo appunto in terra verde, e poi ho fatto una ricerca storico-artistica sul pigmento in terra verde, quindi il nome d'arte, l'utilizzo nella storia, le caratteristiche tecniche e quelle geologiche, la diffusione e il commercio. Perché la domanda principale era, visto che il fenomeno del monocromo in terra verde era un fenomeno prevalentemente toscano, ma la terra verde famosa proveniva dal Monte Baldo, quindi a Verona, quindi dal Veneto, la domanda era: ma esiste una terra verde toscana? Quindi cosa succede? Io ho iniziato a fare una ricerca, quindi storica, sulle fonti, e da un capitolo del libro del Trattato dell'Arte, quindi del Trattato della Pittura di Cennini, trovai una frase. Questa frase diceva, è proprio il Cennini che raccontava che mentre passeggiava con il padre in un terreno di Colle di Valdelsa, dice: vi trovai questo menandomi per lo terreno di Colle di Valdelsa. Quindi lui diceva che aveva trovato la terra verde mentre era in Colle Valdelsa a Siena. Quindi io ho fatto una ricerca nei vari musei per vedere se ci fosse un campione di terra verde toscana,
ho trovato un pigmento cosiddetto verde, cioè c'era scritto terra bollare verde, in un museo a Siena, nel Museo dei Fisiocritici. Quindi ho fatto analizzare questo campione. Il problema è che analizzando questo campione, diciamo, la classificazione era stata fatta nell'Ottocento e questo direttore allora aveva dato come nome terra verde, in realtà ho scoperto che il pigmento non era terra verde. A quel punto io non avevo uno standard toscano con cui identificare la terra verde, quindi diciamo che ho dovuto continuare la tesi andando semplicemente a effettuare delle analisi scientifiche per poi identificare la tipologia di terra verde all'interno del dipinto. Però anche il fatto che fosse diciamo che il risultato fosse negativo è importante lo stesso, perché anche un risultato negativo è comunque un risultato all'interno di una ricerca. Quindi, facendo delle analisi scientifiche, volevo solo capire se quella terra verde fosse geolite o celadonite, perché la terra verde in realtà, in base a dove si trova, può avere delle componenti minerali più o meno in quantità differenti. La terra verde veronese è celadonite, quindi una qualità migliore, se vogliamo. Terra verde può essere anche in glauconite. Quindi io volevo semplicemente capire quale fosse, insomma, che la tipologia di terra verde. Allora, alla fine dell'analisi possiamo dire, non sappiamo se il pigmento fosse toscano, perché niente, non avevamo uno standard di riferimento, però io ho caratterizzato semplicemente il pigmento geologicamente che avevo trovato in questa pittura in Toscana ed è risultata celadonite. Di più, ovviamente, non so, però anche questi comunque sono dei risultati importanti, condotti quindi a metà tra la ricerca storico-artistica e le analisi scientifiche. L'altro caso di studio è invece il consolidamento del materiale pietrale, no, questa è una traduzione da spagnolo, comunque è il consolidamento del materiale lapideo. Ho fatto appunto una ricerca, un confronto sul Nicodemo proveniente da una pietà. Allora, come potete vedere nella prima immagine c'è appunto questa pietà sul Cristo morto e il Nicodemo è il personaggio appunto ai piedi del Cristo. Quindi la prima cosa che ho fatto, io avevo il Nicodemo come oggetto di ricerca su cui dovevo sperimentare dei consolidanti tradizionali e nuovi a confronto. Consolidanti nuovi vuol dire a base batterica. E quindi prima ho fatto tutta una ricerca storico-artistica sull'artista, quindi sull'autore del compianto. Poi ho fatto una ricerca storico-artistica sull'opera, per capire un po' la storia conservativa. Una storia conservativa effettivamente parecchio travagliata e quindi aveva creato anzi un assorbimento di umidità notevole, quindi anche di sali, tanto che la superficie della pietra era parecchio polverulenta. A quel punto, cosa potevamo fare? Io ovviamente dovevo sperimentare un prodotto consolidante proprio per questo problema della polverulenza. Ecco, allora, abbiamo fatto delle analisi scientifiche, quindi con dei campioni in laboratorio, per capire quale fosse il consolidante migliore, e le stesse analisi scientifiche le ho fatte poi, ovviamente, sull'opera. E sulla base delle analisi, per il consolidamento poi è stato utilizzato un determinato prodotto, quindi in questo caso, beh, dei nanocalci, non starò ovviamente ad addentrarmi, insomma, però sono le analisi scientifiche che ci hanno portato a scegliere un determinato prodotto. Infatti, poi a quel punto ho condotto, diciamo, le operazioni di restauro, pulitura e consolidamento, andando poi a elaborare, insomma, dei progetti futuri. Ecco, questo era, diciamo, tutto un excursus, semplicemente per stabilire un pochino, per fare un po' il riassunto di quelle che sono i principi, diciamo, di metodologia del restauro e di come possono poi andare, come si possono collocare all'interno di un lavoro di restauro. Allora, un attimo solo perché allora, un attimo solo, c'è qualche. Allora, per le domande facciamo alla fine, se appunto c'è qualcuno poi che ha delle domande, le potete scrivere in chat o comunque alla fine ci sarà un momento per fare tutte le domande che volete. Allora, adesso io passerei la parola a Rosanna Fabozzi, come vi accennavo prima, lei è una diagnosta del restauro,
abbiamo condiviso questa facoltà, dopodiché lei ha aperto appunto insieme al marito il Jacquard Studio, quindi uno studio d'arte a Firenze. E oggi ci parlerà appunto, avendo fatto la tesi e poi avendo anche proseguito gli studi sul discorso della mummiologia, presenterà questo argomento, insomma, che poi è un po' nuovo, delle mummie in maniera specifica in Italia. Allora, Rosanna, quando vuoi puoi condividere lo schermo. Sì, grazie. Salve a tutti. Allora, arrivo subito. Allora, buon pomeriggio, già Eleonora mi ha presentato, sono Rosanna Fabozzi e sono stata una sua collega di studio e adesso mi occupo principalmente della gestione della Galleria d'Arte Studio qui a Firenze. Però, nonostante tutto, vado avanti con questa passione ormai per le mummie. Già un po' come ci ha detto Eleonora, no? Normalmente nel campo del restauro di solito si pensa al restauro di quadri, affreschi, sculture, ma la tutela e la cura e la conservazione, però può anche riguardare altra tipologia di opere d'arte come libri, pergamene, ceramiche, ma anche mummie. Con il termine mummia noi intendiamo un cadavere i cui tessuti molli si conservano per un tempo prolungato e in maniera tale da ricordare l'aspetto del corpo in vita. Dunque, per mummificazione intendiamo la conservazione nel tempo dei tessuti molli, appunto di un cadavere. È curioso sapere che l'origine della parola mummia derivi dal persiano e sta a significare asfalto bitume, ovvero quella resina cristallina di aspetto simile all'asfalto che era presente negli antichi corpi umani provenienti dall'Egitto e che si trovavano nell'addome e a partire poi dall'epoca medievale fino poi all'Ottocento veniva addirittura venduta come un farmaco poiché si pensasse avesse le proprietà curative quasi miracolose. Venendo alla classificazione delle mummie, possiamo affermare che si hanno sostanzialmente tre tipologie. Abbiamo le spontanee o naturali, che cosa significa? Cioè si producono senza intervento dell'uomo in condizioni ambientali favorevoli alla mummificazione. Abbiamo quelle antropologiche o artificiali, che sono comunque antropogeniche, scusatemi, o artificiali, che praticamente che cosa significa? È l'uomo che le manipola in modo chirurgicamente e chimicamente, rendendo possibile così la conservazione dei cadaveri e dei tessuti molli. Possiamo dire che a questa categoria si riferisce quasi il 95% delle mummie più conosciute, a cui appartengono ovviamente tutte le mummie egizie dinastiche e qui parliamo della famosa pratica dell'imbalsamazione. Infine abbiamo delle mummie ottenute favorendo i processi spontanei. Cosa significa ciò? Significa che l'uomo non manipola direttamente il cadavere, però sa che certi ambienti favoriscono la mummificazione naturale, quindi va a costruire necropoli in determinati posti in modo da favorire questo processo. Sicuramente da quest'ultima informazione riusciamo a dedurre che
esistono degli ambienti favorevoli e sfavorevoli alla putrefazione del corpo. Quindi ci sono dei fattori legati sostanzialmente alla temperatura e all'umidità. Infatti, se abbiamo delle condizioni di freddo secco, quindi che significa temperatura e umidità bassa, si tratta di un ambiente particolarmente favorevole a questo processo. Infatti, rappresenta una delle condizioni ottimali. Così anche come il caldo secco, dove la temperatura è alta e l'umidità è bassa, pensiamo il deserto egiziano, e mentre il freddo umido può succedere di avere degli episodi di mummificazione, ma con il caldo umido la putrefazione sarà molto veloce e dunque si arriverà ad avere uno scheletro in circa 2 settimane. Ho preparato questo piccolo schermo, questo piccolo schema che vedete, dove sono inserite le maggiori mummie, diciamo, internazionali e a seconda del loro ambiente e della loro disposizione. Ovviamente oggi ci soffermeremo soltanto sulle mummie italiane, quindi parlando delle mummie glaciali. Quindi possiamo intuire che si tratta di questo di prima, il freddo secco, quindi tutto basso. Abbiamo Ozi. Ozi, forse qualcuno di voi l'avrà sentito, e sicuramente la mummia appunto glaciale italiana più conosciuta, anche sotto il nome di mummia del Similaun, oppure in inglese The Iceman. Questa mummia fu ritrovata nel 1991 nelle Alpi al confine tra l'Italia e l'Austria ed è risalente praticamente all'età del rame, quindi siamo nell'Eneolitico. E la datazione al radiocarbonio 14 ci ha confermato l'età di oltre 5.000 anni. Dunque vi starete chiedendo è contemporanea alle mummie egizie di epoca predinastica, quindi prima dell'avvento dei faraoni. E si tratta quindi di un antico esemplare di Homo sapiens. Assieme al suo corpo furono ritrovati anche indumenti, oggetti di grandissimo interesse archeologico e anche dei tatuaggi. Sappiamo che Ötzi fu assassinato, ma fino ad oggi non siamo risaliti al motivo, anche se si tratta di uno dei corpi più studiati nella storia. Infatti, ogni tratto fisico e genetico è stato analizzato minuziosamente grazie all'eccezionale stato di conservazione proprio del corpo e dell'equipaggiamento. Infatti possiamo dire che in genere di questo periodo, ovvero dell'età del bronzo o mesolitico, si trovano tombe senza alcun corredo, ma gli oggetti di questa mummia hanno permesso di scoprire molto sulla vita di 5.000 anni fa, quindi un periodo di grandi mutamenti. Nel tempo, ovviamente, si sono succedute analisi e anche grazie al progresso della tecnologia si sono scoperte molte informazioni sull'uomo venuto dai ghiacci. Infatti, grazie a uno studio sul suo DNA realizzato nel 2008, sappiamo che Ötzi ha ancora dei discendenti vivi del ramo paterno in Corsica, in Sardegna e nel Tirolo, mentre il ramo materno di origine alpina è invece estinto. Il DNA di Ötzi ci fornisce anche molti indizi sul suo aspetto. Sappiamo che aveva gli occhi marroni, i capelli castani e anche tanto sulla sua salute. Era intollerante al lattosio, oggi è molto, molto comune questo disturbo, e anche era predisposto alle malattie cardiache.
Non sappiamo, come detto, perché l'abbiano ucciso, però appunto riusciamo a conoscere tanti dettagli sulla sua condizione fisica. Aveva 40 anni circa, pesava 50 kg ed era alto 1,60 m circa. Aveva contratto la malattia di Lyme, che normalmente si contrae in seguito a un morso di una zecca. Inoltre era affetto da parodontite, da calcoli biliari, quindi sono tutte cose che anche oggi esistono. E aveva anche una forte artrite che cercava quasi sicuramente di combattere con i famosi tatuaggi terapeutici che aveva in prossimità delle articolazioni. Però, nonostante tutto, era riuscito a sopravvivere prima dell'assassinio in questo ambiente molto, molto ostile. Per quanto riguarda l'equipaggiamento di Ozi, come detto, si è tutto conservato in maniera perfetta quasi, e sappiamo che portava con sé un berretto in pelle d'orso, aveva questa sopravveste di capra e pecora, gambali fino al ginocchio in cuoio di capra, calzoni e una cintura in pelle di vitello, aveva anche delle scarpe che avevano una suola di pelle d'orso e di cervo, una rete di corteccia di albero e un'imbottitura interna in paglia. E tutte le pelli avevano ricevuto un'accurata lavorazione che includeva la raschiatura, l'affumicatura e un trattamento con il grasso proprio per renderle impermeabili. Poiché i suoi strumenti e le armi che aveva con sé erano risultati un po' logori o quasi incompleti, si crede che fosse fuggito al volo dal suo luogo di origine, proprio se stesse scappando da qualcuno. Quindi, concludendo per Ozi, possiamo dire che si tratta di, senza dubbio, la mummia più antica in Europa mai trovata, e che è testimone di un passato in cui un po' per volta si stavano evolvendo sia tecnica che cultura. Adesso passiamo invece al caldo secco che abbiamo visto nello schema. Quindi si tratta sempre di mummie naturali e sono senz'altro le mummie egizie, quindi di epoca predinastica e anche di epoca tarda. Brevemente, appunto in Egitto venivano sepolte le salme all'interno del deserto, appunto in questo tipo di tombe a pozzetto, dove il defunto veniva appoggiato di fianco in posizione fetale, come vediamo da questa immagine, che si trova fino in inizio di Torino, e circondato da offerte. Poi pian piano si evolve l'architettura con una copertura semplice, però sempre favorendo, mantenendo questo terreno, questo ambiente secco, e questo terreno arido favorisce sicuramente il drenaggio rapido dei corpi. Come accennato, quindi, le mummie egizie, alcune le possiamo ammirare in Italia, appunto a Torino, al Museo Egizio, e ne troviamo alcune, sia appunto del periodo predinastico che anche dinastico, poi le vedremo qualcosa. Allora, il periodo predinastico, che cos'è? È l'antico Egitto, sostanzialmente, la sua preistoria, che è poco documentata, quindi fa riferimento più che altro alla cronologia del Paleolitico, al Neolitico, ed è datato più o meno al 3200 avanti Cristo. Mentre poi vedremo che il periodo dinastico è più
abbiamo molte più testimonianze perché sono state lasciate anche da antichi sacerdoti e da inizio quindi con la suddivisione dei regni, quindi con la successione dei famosi faraoni che andranno a definire le diverse epoche. Soffermiamoci un attimino sulle mummie quindi predinastiche, quindi come detto sono quelle più antiche che risalgono al 5300 anni fa e che sono state ritrovate più o meno nell'Ottocento e erano situate nell'Alto Egitto, quindi al sud lungo la valle del Nilo. Quindi queste mummie predinastiche, come già accennato prima, venivano deposte in queste tombe a Pozzetto, quindi in questa fossa scavata nel deserto, di piccole dimensioni, profonda più o meno un metro e dalla forma ovale. Il cadavere quindi veniva posto in questa posizione flessa e quindi il corpo non era deposto a contatto diretto con il terreno, ma era appoggiato su ceste o stuoie di mimini. Eleonora, scusa, io sento un sacco di rumore. Tanto rumore di sottofondo, come se qualcuno... Allora, hai fatto bene, io ho cercato adesso di silenziare tutti, forse c'è il microfono aperto. Sì. Adesso senti rumore? Adesso no, però sentivo proprio, scusatemi. Sì, ok, sì, forse c'è solo un partecipante, forse che non riesco a disattivare l'audio, però ora lo scrivo anche in chat, ok. Ok, perfetto. Adesso meglio. Adesso sì, sì, adesso no, però sentivo come se una sorta di vento, capito? Okay, quindi quello, poi avendo gli auricolari lo sentivo proprio dentro. Va bene. Ok, quindi concludendo questa parte delle predinastiche, come già abbiamo accennato, venivano circondate quindi da offerte funerarie e molto probabilmente se ne trovassimo oggi qualcun altro, possiamo trovare comunque una mummia. O anche però delle parti scheletriche, quindi con parti più o meno conservate. Per quanto riguarda invece le mummie dinastiche, risalgono al 3100 a.C. e vanno più o meno fino al IV secolo d.C. e la loro conoscenza in Europa si è diffusa, diciamo, a partire dalle campagne in Egitto del 1700, proprio con la conquista di Napoleone I. E che a seguito infatti ci furono tantissimi medici e chirurgi che si dedicarono proprio all'analisi di queste mummie e cadaveri che trovavano e tra costoro noi che studiosi conosciamo un certo medico francese, Larry, che proprio lui notò questo processo di essiccamento che avevano subito i corpi per conservare i tessuti molli e al loro interno vi ritrovò questa sostanza cristallina, quindi simile al bitume o all'asfalto, quindi quella sostanza mummia che, come abbiamo visto, poi nell'Ottocento fu polverizzata e messa in commercio come farmaco. Diciamo che noi che studiamo le mummie ci siamo molto affidati a un cronista del V secolo che greco, quindi Erodoto di Ericarnasso, e lui per la prima volta raccontò il rito funerario e anche la famosa pratica dell'imbalsamazione. Stando sempre in Italia, tra le mummie egizie troviamo anche la mummia di Grotta Rossa. È curiosa perché si tratta di una bambina ritrovata nei pressi di Roma, quindi proprio in prossimità di Grotta Rossa, a nord di Roma, risalente al II secolo d.C. Si trattava di una fanciulla appunto romana il cui corpo aveva subito
dei processi di mummificazione tipici dell'Egitto, tranne che l'ablazione del cervello e delle viscere, ma utilizzavano delle bende di lino impregnate di balsami profumati e sostanze resinose, appunto come era usualmente in Egitto, solo che non era molto, era raramente attestata nell'antica Roma. Dall'analisi effettuate risulta che questa fanciulla avesse diverse infezioni e che soffrisse di carenze nutrizionali. Nonostante però questa malnutrizione, la bambina non apparteneva a una famiglia povera, bensì a una famiglia ricca, forse convertita al culto della dea egizia Iside, quindi benestante e agiata. Il corpo appunto della bambina fu avvolto in una pregiata tunica di seta cinese, ornato da oro, zaffiri, aveva anche degli orecchini in oro. E una cosa curiosa che abbiamo trovato, cioè hanno trovato nel corredo funerario, oltre a dei vasetti di ambra, amuleti, eccetera, anche questa bambola. Quindi possiamo identificarla come una bisnonna della Barbie, perché aveva gli arti, quindi braccia e gambe articolate che si potevano muovere, quindi materiale in avorio, e quindi un reperto veramente molto interessante. E tutto rinchiuso in questo sarcofago in marmo bianco, con questi mascheroni angolari, ed era decorato con scene di caccia al cervo ispirato all'episodio di Enea e Didone. Molto spesso uno si chiede, no, il perché di questa mummificazione antropogenica, cioè che significato aveva, che finalità più che altro sociali aveva. E diciamo che la mummificazione di tipo antropogenico è stata molto importante ai fini sociali in diverse civiltà, e possiamo riassumere il valore in tre concetti. Il rafforzamento dell'autorità. Pensiamo all'antico Egitto, quindi quello faraonico, anche al Perù degli Incas, soprattutto in una società teocratica, no? Di teocrazia. Era molto importante avvicinare la figura del regnante con quella del Dio e sottolineare la natura divina. Un esempio classico è quello del faraone egizio, no? Che con il rito funerario si accostava alla figura del Dio Osiride. Sempre in Egitto ci si spinge fino al punto di rivestire l'intero corpo d'oro, i materiali di cui sono fatti gli dei. Poi possiamo dire che sicuramente sarà stato per un'affermazione dello status sociale. La mummia veniva utilizzata per affermare il prestigio personale di una classe o di una classe sociale. Le erano riservate al sovrano e poi successivamente alle classi sociali più elevate. In pratica tali pratiche erano molto costose e se lo potevano permettere in pochi. Infine era anche per una questione di controllo della forza spirituale. Cioè, si tendeva a imbalsamare il corpo del defunto per evitare che il suo spirito agisse in maniera incontrollata. Quindi una cosa che possiamo riscontrare anche in riti senza la mummificazione. Ad esempio, nell'antica Roma, i morti venivano seppelliti con cibi e bevande e mettevano nella loro bocca una moneta che doveva servire per pagare il dazio e traghettarsi verso l'aldilà. Dunque, dalle testimonianze archeologiche deduciamo che le mummificazioni si effettuavano in coincidenza di periodi di forti tensioni sociali, le quali necessitavano di una forte autorità centrale. Per esempio, ci sono delle antiche cerimonie incas dove le mummie dei regnanti
defunti venivano portati in processione allo stesso modo come da noi vengono portate le statue dei santi. E infatti qui vi ho riportato una foto di una di queste mummie rivestite per l'occasione di una processione del Perù. Parlando appunto di santi, in Italia ne abbiamo qualcuno, quindi sicuramente se pensiamo alle mummie ci viene in mente quella di Santa Rosa da Viterbo. È una categoria molto particolare questa dei mummie dei santi, perché già il fatto di ritrovare intatto un corpo per il cattolicesimo era una testimonianza di santità del defunto. Chi era Santa Rosa? Brevemente, era una giovane francescana nata nel 1231 e morta nel 1251, quindi molto giovane. Fu sepolta in terra e dopo 18 mesi fu riesumata per il processo di canonizzazione e si scoprì il corpo intatto. Si tratta quindi di una mummia spontanea che si è formata per una rapida disidratazione. Qui ho raggruppato diverse mummie del centro Italia, quindi le mummie di Ferentillo, di Roccapelago e di Monsampolo del Tronto, queste ultime dove mi sono occupata io dello studio, che poi vi spiegherò brevemente. Allora, Ferentillo, siamo in Umbria, in provincia di Terni, e furono effettuati degli scavi nella vecchia cripta della chiesa e saltarono fuori molti corpi mummificati, ben conservati. Quindi si contano oggi circa 24 mummie che comprendono uomini, donne e bambini e anche due volatili mummificati per sicuramente una sperimentazione, tra cui c'è un'aquila. E noi conosciamo la storia di alcune delle mummie esposte, ovviamente queste informazioni sono state ricavate da racconti orali oppure da ricerche di archivio ecclesiastici. Una particolare ricostruzione possiamo vedere dalla foto, si tratta di una coppia, qua ce n'è solo una, di due asiatici, quindi una coppia cinese che è riconoscibile dalla caratteristica della fisionomia. Le leggende narrano che un uomo ricco e la sua sposa, però appunto probabilmente cinesi, in viaggio di nozze in Italia, in occasione del giubileo del 1750, si ammalarono e morirono a Ferentillo, quindi furono poi sepolti nella chiesa del paese. Quindi la presenza però, cioè questa leggenda è supportata dalla presenza dei loro abiti, che sono comunque in buone condizioni. Sono presenti anche altri tipi di mummie, come una giovane donna morta di parto, sepolta insieme al suo feto, una vecchia contadina ancora con abitati, soldati napoleonici scesi in Italia durante la campagna d'Italia appunto della fine del 1700, e entrambi mostrano segni di tortura, quindi uno di loro venne impiccato e lo si vede palesemente. Andiamo invece a Roccapelago. Siamo in Emilia Romagna, quindi una piccola comunità dell'Appennino modenese, dove la scoperta di queste mummie è abbastanza recente, quindi siamo nel 2009-2011. Anche qui iniziarono degli scavi dovuti al restauro della chiesa, che portarono alla luce parecchie tombe e sepolture multiple, ovvero fosse comuni, con più di 200 corpi, quindi tra adulti, bambini, uomini, donne, anziani. E queste sepolture risalgono circa tra il 1500 e il 1700. Ovviamente non si è trattata di una mummificazione volontaria di un preciso gruppo sociale, ma di una conservazione naturale consentita dal microclima
particolarmente favorevole dell'ambiente, appunto caratterizzato da scarsa umidità e intensa areazione. Quindi si tratta, questo di Roccapelago, un ritrovamento unico per l'Italia settentrionale, perché costituisce una miniera di informazioni e anche una rara opportunità di studiare non solo i resti umani, ma anche la storia degli indumenti, quindi tanti oggetti di uso quotidiano che praticamente ricostruiscono quasi 3 secoli di vita di contadini, credenze, tradizioni, usanze di un'antica parte comunità montana. E infine le mummie di Mon San Polo del Tronto. Qui siamo nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, e dove nel Museo della Cripta troviamo più o meno 20 mummie che sono state rinvenute nella Cappella della Buona Morte, anche qui nel corso di lavori di restauri avvenuti nel 2003, a seguito del terremoto del 97. Qui, un po' come era successo a Roccapelago, non abbiamo delle mummie fatte con cognizione, ma è stato l'ambiente favorevole a darci quello che vediamo oggi, quindi anche lì il microclima della cripta ha permesso la conservazione dei corpi e anche dei loro abiti, quasi tutti in fibre vegetali. Ovviamente abbiamo potuto vedere e si possono anche vedere l'esposizione di oggetti archeologico, quindi rosari, medaglie, ex foto. Qui nella foto sono io, molto, molto poco riconoscibile perché sto facendo un'operazione appunto di pulizia della mummia. E queste le mummie di Mon San Polo sono state comunque particolari e oggetto di molti esami che hanno messo proprio in evidenza le fogge e soprattutto gli abiti in voga tra il ceto popolare del Piceno, appunto per questa ottima conservazione delle fibre tessili. E in particolare delle mummie di Mon San Polo abbiamo un caso di mummificazione antropogenica, quindi artificiale, con un'incisione al petto, quindi chiaramente è stato oggetto di un intervento chirurgico di eviscerazione. A parte due corpi, tutte le mummie di Mon San Polo sono vestite. E questo dato infatti è eccezionale, è quasi unico, appunto ci ha aiutato a far luce sulla storia dell'abbigliamento di tutto il ceto popolare, quindi nella vita contadina della Vallata del Tronto, tra la fine del 600 e l'inizio dell'800. Anche perché questi indumenti tengono sì alla vita quotidiana, ma erano comunque degli abiti che possiamo metterli sotto la categoria di abito della festa, delle occasioni particolari, abiti della domenica. E io infatti mi sono occupata un po' di tutto, proprio anche della messa in opera del museo. Quindi si è iniziato con il rinvenimento, la pulizia, e poi la svestizione anche degli indumenti, il lavaggio, quindi ritornando a un po' a quello che aveva spiegato Eleonora, anche nel campo del restauro sia delle mummie che anche dei tessili sono stati toccati tutti i punti che lei ci ha raccontato della pulitura sia meccanica che non, eccetera. Ok. Grazie. Grazie mille. Grazie Rosanna. Allora, adesso direi che cambiamo, diciamo, argomento, perché si va invece sull'arte e quindi
Come vi accennavo prima, Ivo è un artista, performance ad Ascoli, ci siamo conosciuti un paio di anni fa, tra l'altro se non sbaglio, che aveva appena, diciamo, no, che Sgarbi aveva appena comprato un'opera e quindi ho pensato, insomma, di invitarlo perché ha sempre delle iniziative molto particolari e quindi oggi ci parlerà dell'upcycling, giusto? Allora, aspetta perché Ivo sei fermo. No, sono ferma io. Probabile. No, sì. Adesso mi sentite? Ripartita. Ok, sono ripartita. Sì. Ok, perfetto. Va bene, benissimo allora. Ok. Registrazione. Vado. Bene, benissimo. Sì, condividi pure lo schermo e parti. Eccoci qua. Allora, intanto grazie mille a Eleonora per avermi invitato e grazie a Livcom e Navcom per aver creato questo spazio virtuale dove si possono, insomma, condividere questa serie di informazioni e incontrarsi tra di noi, tra sia operatori culturali, artisti. Come diceva Eleonora, io principalmente sono un artista e questa ricerca che ho fatto nasce proprio dalla mia ricerca artistica di quest'ultimo periodo. Quindi parliamo proprio di un argomento che è l'upcycling, ovvero dall'upcycling all'arte contemporanea. Che cos'è l'upcycling, quindi, prima di tutto? Significa un ciclo che va in su, come vedete anche il simbolo stesso che è lì, queste tre freccette. Normalmente noi siamo abituati in genere a, vediamo se, ecco qua, a vedere il simbolo invece del riciclo, no? Che sarebbero queste tre freccette che intorno ruotano tra di loro e ci sono però in realtà altre, diciamo, definizioni riguardo a questo. Ci sono soprattutto delle differenze tra riciclo, downcycling e upcycling. Che significa questo? Che l'idea del riciclo in realtà è in qualche modo un'idea che possiamo dire un pochino falsificata, ovvero che a livello fisico e termodinamico è praticamente impossibile che uno prenda un materiale che possa essere la plastica, il vetro, qualsiasi cosa, lo prende, poi lo deve riciclare e ha la stessa forma finale con un poco spreco di energia. Praticamente a livello termodinamico che succede? Per in qualche modo riuscire a ritrasformare lo stesso materiale in se stesso, che poi non sarà mai puro come il primo materiale che c'era stato, bisogna immettere molta energia. Quindi che cosa significa questo? Che da qui nasce questo discorso dell'upcycling e del downcycling, ovvero la nostra cultura principalmente oggi come oggi, nel senso da dopo l'industrializzazione in poi, ha iniziato a creare moltissimo l'idea del rifiuto. E questa idea del rifiuto è un'idea che principalmente prima non c'era, cioè di qualcosa che linearmente viene utilizzato, viene buttato e deve essere messo da parte, essere protetto, altrimenti può distruggere l'ambiente. Da qui poi nasce l'upcycling. L'upcycling nasce intorno al Novecento, soprattutto andando avanti, si basa su un discorso proprio di economia circolare, ovvero che è la stessa economia della natura. Cioè, se noi pensiamo un attimo alla natura come funziona, non è che la natura a un certo punto c'è un albero che prende una radice e fa: no, questa la buttiamo, la mettiamo da parte e non ci serve più. Quindi in qualche modo si basa proprio su questo ecosistema e quindi è un pochino proprio che era un'idea, diciamo, l'upcycling è un'idea che nasce nel Novecento, viene proprio più standardizzata nel 1899, soltanto qual è il fatto principale? Che anticamente era un fenomeno normale, un fenomeno che non doveva essere neanche, diciamo, spiegato. Prima dell'industrializzazione, principalmente, era qualcosa che semplicemente accadeva e era naturale per tutti. Quindi, guardando per esempio questo grafico, che si vede praticamente che c'è sempre all'inizio della produzione di qualsiasi cosa, abbiamo dei materiali, che possiamo dire allo stato grezzo, e un'immissione di energia. Poi oggi come oggi le energie che vengono utilizzate, stanno facendo anche diverse ricerche su come creare energia, su come utilizzare energia rinnovabile, eccetera, eccetera. Poi si passa, questo permette di arrivare alla produzione, la produzione porta alla distribuzione e tutto questo chiaramente in questo processo lineare genera
un utilizzo continuo di energie e di risorse. Poi c'è l'uso e poi c'è il, diciamo, il, quello che noi chiamiamo mettere da parte, ormai quando arriva nel bidone qui della spazzatura, per poi, essere, per poi diventare rifiuto. Che succede? Ci sono diverse tipologie, diciamo, di possibilità di utilizzare quindi questa economia circolare, questo ecosistema, cioè c'è il riutilizzo, per esempio, semplicemente delle stesse cose anziché andare verso, diciamo, questa che oggi ormai è una società post-consumistica, però questo consumismo sfrenato che c'è, quindi c'è la possibilità di un riutilizzo. E non solo, c'è la possibilità proprio di ricreare in qualche modo lo stesso materiale e riportarlo nella sua produzione iniziale, oppure c'è il riciclo che abbiamo visto prima, che comunque richiede in sé per sé molta energia, che permette poi in qualche modo di ritornare al 70% al materiale stesso iniziale. Questi sono i vari grafici dell'economia, un'economia lineare, un'economia di riciclo e invece un'economia circolare che si basa, e l'economia circolare, come dicevamo, si basa principalmente proprio su questa idea di upcycling, cioè che tutto quanto viene possibilmente riutilizzato, ma non cercando di ricreare lo stesso materiale, ma proprio viene adattato il materiale a usi e scopi differenti. E questo che permette poi a tutto quanto come di andare avanti senza un esagerato utilizzo poi dell'energia. La cosa interessante è che poi l'upcycling, questa idea contemporanea che nasce, inizia a prendere piede un pochino ovunque. Quindi ci sono tantissime aziende anche contemporanee che si basano sull'idea dell'upcycling, e una tra tutte è Freitag, che è praticamente un'azienda che produce, in poche parole, principalmente era nata con borse, poi ha iniziato a produrre molte altre cose, da teloni per i camion. Quindi sapete che i camion vanno in giro questi teloni giganti di PVC e che normalmente quando si logorano, si buttano, eccetera, eccetera, vengono semplicemente buttati. Quindi all'inizio questi due ragazzi avevano avuto semplicemente questa idea, erano due ragazzi, hanno detto ma perché non utilizziamo per crearci qualche altro oggetto? E da lì sono nate proprio la firma Freitag. La cosa interessante è che ora una borsetta del genere, per capire un attimo anche il ciclo dell'upcycling come funziona, può avere un valore che va dai 150 euro, 200 euro in su, che prima era soltanto un pezzo di telone buttato da qualche parte. E diciamo, in Italia, come in tutto il mondo, i progetti che stanno nascendo sono tantissimi. Io ho voluto semplicemente estrapolarne qualcuno che poteva essere interessante così stasera. E un progetto è I Was a Sari, è praticamente sempre un progetto italiano che dopo essere stato al Chor Bazar, che è praticamente uno dei mercati più grandi che si trova in India, si era accorto di questi sari che c'erano, venivano buttati, venivano totalmente svenduti, e come fosse comunque di valore quel materiale, l'aveva iniziato a riportare in Italia. È stato uno dei primi proprio a ricreare indumenti e accessori a partire proprio da questi vecchi sari che venivano semplicemente buttati o dati per nulla. E poi un'altra invece azienda, sempre italiana, che si chiama Officina Più 39, e invece propone proprio... Si basa sempre sul tessile in questo caso, si fa prendono tutti gli scarti tessili che possono essere da industrie, da mercati, eccetera, eccetera, e vengono presi e lavorati attraverso dei macchinari affinché da questi tessuti poi possa essere creato praticamente un pigmento in polvere. Ma la cosa interessante di questo pigmento poi è che è totalmente, chiaramente poi diventa totalmente biodegradabile, totalmente utilizzabile con l'acqua, e quindi crea questo un circuito virtuoso per cui da tessuti che ormai diventano inutilizzabili si possono generare dei pigmenti da cui poi si possono tingere anche nuovi tessuti. Ora, andando avanti, c'ho sempre questa difficoltà ad andare avanti, non so cosa sia successo, un attimo. Un secondino solo che... Non trovo più il mio file, quindi... Allora, un attimo...
Vuoi che avvio io la tua? Sì, dammi soltanto un secondo che forse dovrei farcela. Non so se sia finito. Eccolo. Perché aveva Ecco. perso di andare avanti nelle slide. Eccolo. Ci siamo. Ok. Allora. E quindi, ok, stiamo parlando dell'upcycling principalmente adesso nel tessile. La cosa interessante è che, a parte a livello principalmente aziendale, come abbiamo visto nel nostro mondo contemporaneo, il fatto è che l'upcycling tessile, in qualche modo, questa idea, come dicevo all'inizio, è sempre stata in tutte le culture, fin dall'inizio. Quindi c'è sempre stata questa idea di trasformazione che era scontatissima. E perché non c'era proprio l'idea di spreco, soprattutto in culture che potevano vivere anche in una forte povertà. Infatti, ancora questa tipologia di riutilizzo dei materiali tessili la ritroviamo ancora in giro per il mondo in luoghi un po' poveri. E quindi la cosa interessante di questo è che proprio culture di tutto il mondo, io ne ho estrapolate qui principalmente sei, sono arrivate a delle conclusioni di upcycling tessili in passato anche tra di loro simili. Per esempio, iniziando da qui, abbiamo di tutto. Abbiamo per esempio il Jeogak-bo, che poi in coreano non so come si dica, che è la seconda immagine che abbiamo, che praticamente è l'utilizzo sempre di questi tessuti che però i coreani utilizzavano poi come imballaggio esterno per gli oggetti. E poi come vedete poi da questa slide, per esempio, vedete tutte queste forme geometriche colorate, in qualche modo poi ci ricordano anche un'arte moderna, no? Basta parlare per esempio di Paul Klee. Quindi come anche lo stesso riutilizzo, la stessa visione di queste cose abbia poi in una maniera laterale iniziato già a influenzare l'arte moderna e l'arte contemporanea. Poi per esempio un'altra pratica, questa invece è cinese, è la terza. È quella lì del Jeba, è praticamente è un collage tessile, praticamente con tutti i pezzi di stoffa molto molto antichi, vecchi più che antichi, che facevano queste donne. Principalmente questa cosa era una donna che era una pratica che veniva fatta principalmente dalle donne in tutte le varie culture. Prendevano questi vari pezzi e li mettevano tra di loro insieme a creare questi patchwork e poi utilizzavano la colla di riso. E facendo asciugare poi questa colla di riso, la struttura diventava molto molto solida e spesso veniva utilizzata per altri scopi, come per esempio delle suole di scarpe e così via. E la cosa interessante è che François d'Hautresme era stato lui poi a scoprirlo e a portarlo anche in Francia, e alcuni poi di questi ritrovamenti si trovano all'interno di diversi musei proprio per la loro bellezza a livello formale ed estetico. Poi, per esempio, ci sono questi altri tipi, la Boucherette, invece viene praticamente dalla cultura del Nord Africa, dove venivano presi questi tessuti sfilacciati e creati dei nuovi tappeti. Invece, per quanto riguarda, andando verso destra, le ultime due abbiamo praticamente si parla proprio dei cuscini e delle trapunte kanta, che sarebbero fatte dalle donne bengalesi, che praticamente riutilizzavano parte della miglia e ci ricreavano quindi delle trapunte. La stessa cosa è il caudì, che è quello invece a fianco. La cosa interessante è che in tutti questi esempi, soprattutto negli ultimi due, c'è una fortissima tradizione che si basa invece proprio sull'emozionalità, nel senso c'è questo legame che si instaurava attraverso il tessuto, attraverso il trapuntare, proprio con tutto quello che era il passato della propria famiglia, i cari della propria famiglia, e quindi avere con sé un tessuto del genere era come sentirsi in qualche modo abbracciati, protetti da quella che era la propria famiglia. E invece, per ultimo, anche se l'ho messo per primo, ci sono le Crazy Quilt Kills, che sarebbero le trapunte pazze. Queste trapunte pazze nascono in realtà di questa tipologia in Inghilterra, dopo che praticamente era stata esposta l'arte giapponese,
E gli inglesi, benestanti inglesi, borghesi, erano impazziti per tutti questi colori e tutti questi patchwork che avevano visto. Allora hanno iniziato a creare le Crazy Quilts, queste Crazy Quilts che chiaramente hanno un'ottica totalmente differente, perché a differenza degli altri che si basano proprio su questa idea dell'upcycling, iniziano ad essere un prodotto che inizia ad essere invece venduto anche altri prezzi e soprattutto richiede anche una grandissima produzione. Per esempio, arriviamo fino a 1500 ore per la composizione di un'unica tracuta. Andando avanti, ce la facciamo? Sì. Abbiamo un altro esempio, è sempre il Kintsugi, che fa parte un pochino della filosofia wabi-sabi giapponese, che vabbè, questo è conosciutissimo, ultimamente va molto di moda, che è praticamente questa cosa di poter riparare degli oggetti rotti attraverso l'oro. Praticamente, com'è nata questa pratica? Si dice che praticamente lo shogun nel 1400 giapponese gli si ruppe la propria tazza, però lui teneva tantissimo le tazze, anche perché poi le cerimonie del tè in Giappone, come sappiamo, hanno un grande valore, e quindi disse ai propri artigiani di ripararla. Gli artigiani arrivarono, la ripararono con del ferro, con delle graffette, in poche parole di ferro, soltanto che allo shogun non gli piacque assolutamente, e quindi disse di fare qualcosa di migliore. A quel punto gli artigiani decisero proprio di iniziare a sovrapporci dell'oro, e quindi crearono queste nuove forme, no? Questo puzzle nuovo, però che era unito con l'oro e che quindi è come se è proprio acquista un maggiore valore. E tutto questo poi fa parte di un'ottica che anche in Giappone, proprio il wabi-sabi, che sarebbe questa filosofia dell'impermanenza, per cui non esiste nulla di perfetto, e anzi proprio è nell'imperfezione stessa che si può trovare un qualcosa di più, una bellezza. Ora, piano piano, ci avviciniamo invece all'arte moderna e poi per arrivare all'arte contemporanea. Questo l'ho chiamato upcycling nascosto. Perché? Perché praticamente con il collage, qui ho messo un'immagine del collage, che il collage nacque poi con il cubismo, con Braque, con Picasso, che semplicemente iniziarono a giocare con i fogli, con i papier collé, e ad applicare su una stessa superficie, inizialmente superfici simili come fogli su fogli, però a un certo punto iniziano ad applicare altre superfici, quindi altri ritrovamenti, potevano essere pezzi di legno, potevano essere pezzi di stoffa, e quindi iniziano a fare questi collage, che iniziava a prendere sempre un polimaterismo, che significa che utilizzando degli oggetti, delle rimanenze che si potevano trovare semplicemente nella propria realtà, nel proprio studio, iniziarono a creare delle opere che iniziarono a essere adottate nella comunità e viste come vere e proprie opere d'arte. Da qui in poi, con il cubismo in poi, si è aperto proprio questo, diciamo, nuovo filone del polimaterismo, che arriverà poi nel futurismo e diversi, per esempio, maestri di fine Novecento, come Rauschenberg, iniziano sempre a utilizzarlo di più, fino ad arrivare poi alla pop art, che chi per lei, praticamente, l'utilizzo proprio dell'oggetto in sé per sé, che viene oggetto d'arte, quindi si prende semplicemente, puoi dire semplicemente, però si prende una Brillo box e la si fa diventare un oggetto d'arte, quindi la si fa diventare un'opera d'arte. Poi, per esempio, nell'epoca moderna, altri esempi di un upcycling nascosto dell'arte contemporanea moderna, chi per esempio potrebbe essere nel dadaismo, come tutti quanti ci ricordiamo la ruota di bicicletta, oppure il bagno rovesciato di Duchamp, che anche quelli sarebbero praticamente delle applicazioni in qualche modo di questo upcycling. Poi, andando avanti, si raccoglie sempre qualcosa. Okay.
Andando avanti, invece possiamo dire che si arriva poi nell'arte proprio contemporanea, con Schnabel, e qui inizia proprio una dialettica tra arte e etica, su cui praticamente ho voluto approfondire un po' l'argomento, perché cioè, quanto l'arte in sé per sé parte da un presupposto etico, oppure quanto l'arte in sé per sé contiene un presupposto etico. Qui prima di tutti Schnabel, che è uno dei primi artisti che inizia proprio a utilizzare in questo caso dei piatti, fa delle pitture sul piatto, quindi applica i piatti su grandi superfici e poi inizia a dipingere, sia cose astratte ma anche dei volti. E quando però gli si chiede a Schnabel per quale motivo lo facesse, se fosse quindi per un motivo principalmente etico, quindi lui andava in giro per i mercati a trovare anche tessuti, a trovare questi piatti rotti e li utilizzava, lui parla di questo: per me è sempre un esperimento. E quindi le domande che si fa Schnabel è: cosa posso usare, come posso trovare o fare un segno differente, e come questi nuovi materiali, questi materiali che trovo, mi possono dare qualcosa di differente. E come posso posizionare, quindi in questo caso, la vernice, il pennello in maniera diversa. Quindi in qualche modo c'è per Schnabel il concetto di etica incluso nell'arte, ma non parte dall'etica stessa, non dice: ah, riutilizziamo i materiali per creare le mie opere, perché è giusto che sia così. Andando avanti, arriviamo sempre più nel contemporaneo e abbiamo Azumé, che è praticamente questo artista originario del Benin, che è molto famoso soprattutto per queste maschere contemporanee. Come sappiamo, praticamente le maschere africane avevano un grandissimo valore a livello rituale e sociale. E lui che cosa ha fatto? Ha praticamente ricreato, attraverso il riutilizzo, in questo caso delle plastiche di riciclo, che potevano essere come delle taniche da benzina o altre, ha iniziato a ricreare praticamente delle maschere antiche, però fatte in plastica, e quindi praticamente ha iniziato a portare quello che era l'antico nel contemporaneo. Ma la cosa interessante è che anche lui, in questo caso, non è partito da un concetto di pura eticità, semplicemente ha iniziato a riutilizzare quello che aveva intorno e a crearci qualcosa di differente, che in qualche modo però è il principio stesso della upcycling, è il principio stesso della natura. La stessa cosa Jan Berry invece è un artista inglese che praticamente crea tutti quanti i suoi quadri, tutte le sue opere, basandosi sul jeans, quindi un artista tessile, possiamo dire, perché che fa lui? Quest'opera qui che vedete, e poi tantissime altre opere che si possono cercare, sono fatte soltanto di jeans. Cioè lui, in poche parole, prende jeans di tutti i colori, di tutte le cromie, di tutte le tonalità, li ritaglia e inizia a fare questi patchwork, questi lavori, anche molto molto precisi e proprio ottici, direi, perché sono davvero davvero molto piccoli, se si fa ingrandire, e crea quindi questi quadri contemporanei. Quindi in questo caso lui inizia a utilizzare tutti gli scarti che può prendere nel suo intorno per creare qualcosa di differente. Stessa cosa fa Yong-ho-ji, poi mi dispiace se la pronuncia non è proprio quella, ma non ne sono sicuro, che invece utilizza dei vecchi pneumatici, cioè tutti i pneumatici di macchine, camion, eccetera, eccetera, buttati, o in qualche modo si cerca di smaltirli. Questo artista li prende, li riutilizza e ci crea delle sculture a volte anche molto molto grandi, fatte praticamente di pneumatico, che riesce a lavorare. Che significa questo? Principalmente il fatto è interessante vedere come per me è stata una ricerca, principalmente perché anch'io poi ho iniziato a portare avanti una ricerca proprio su questo, nel fatto che gli artisti in genere, o chi per loro, utilizzano tutto quello che hanno intorno, no? Dipende un pochino dall'epoca in cui sono, da dove si trovano, e quindi i materiali che hanno per esprimersi sono i materiali di dove probabilmente vivono, della loro epoca storica. Quindi, che ne so, gli uomini nella grotta avevano carbone, avevano dei pigmenti e utilizzavano quelli per esprimersi.
Quindi è interessante vedere oggi invece come gli artisti contemporanei iniziano a utilizzare proprio questi materiali che possiamo dire di riciclo, ma che in realtà sono soltanto materiali per creare le loro opere. Qui per ultimo mi sono messo anche io, queste sono praticamente una delle mie ultime creazioni, che viene praticamente dalla seta. Questo è appunto questo piccolo aneddoto che fa parte un po' della mia vita, che ho scoperto quest'anno. Praticamente io sono nato e cresciuto in una casa a strisce bianche e rosse, non ho mai capito perché. Quest'anno io ho capito perché era una ex bacheria, cioè dove si creavano, dove si facevano crescere i bachi da seta, e poi questi bachi da seta venivano venduti e si creava la seta. Quindi ho scoperto questa tradizione antichissima della città in cui vivo, che è proprio della seta, e entrando a contatto con diverse realtà ho scoperto di quanto poi seta e altri materiali tessili venissero semplicemente buttati anche dagli stessi negozi, e da qui è nata questa parte con co-creazione con alcuni negozi della città, da cui ho iniziato proprio a creare delle opere a partire da questi materiali. Quindi il fatto finale che mi piaceva un pochino estrapolare da tutto questo, da tutta questa ricerca, è quanto in sé per sé l'arte possa essere vista come un processo di ricreazione naturale, e quanto ha in sé anche questo principio etico. Perché l'arte è sempre alla ricerca di qualcosa di differente, di una sperimentazione principalmente, un pochino come fa la natura, perché la natura utilizza tutto quello che è intorno per espandersi, crescere, per diversificarsi. E quindi per me era molto importante, è stata una ricerca mia personale molto importante, perché non parto mai da un ideale etico per fare le cose, ma più che altro da una creatività, è stato fondamentale riuscire a raggiungere questo, proprio capire che in realtà proprio l'utilizzo spontaneo di quello che abbiamo intorno e la ricerca di qualcosa di differente e la sperimentalità che possiamo avere con tutto questo ci porta poi in qualche modo proprio a fare quello che all'inizio abbiamo chiamato upcycling. Quindi questa era principalmente la presentazione sull'upcycling, che è nato nel fine Novecento, era un'idea ovvia prima dell'industrializzazione e oggi è un'idea per cui ci si batte, e quanto l'arte può essere davvero di ispirazione a qualcosa di diverso da questo punto di vista. Quindi vi ringrazio. Grazie a te, Ivo, grazie a te. Molto, molto. Io, a parte un argomento che non conoscevo, quindi bene, no, ti ringrazio. Allora, a questo punto passerei all'ultima, che è Giada. Allora, io invece Giada l'ho conosciuta l'anno scorso, se non sbaglio. E appunto mi ha colpito perché sono andata a un evento in cui Giada faceva praticamente una meditazione guidata davanti alle sue opere, e quindi appunto siccome è un'artista molto particolare mi insomma, faceva piacere che potesse un po' condividere quello che fa, perché poi lei nella ricerca va sempre molto avanti e quindi insomma ci dà un punto di vista diverso del fare arte. E, prego, se vuoi, quando vuoi, condividi lo schermo. Intanto l'audio è ok, attivato. Ok, grazie, vi ringrazio tantissimo per questa possibilità, ma anche che abbiamo noi per arricchirci reciprocamente, quindi penso che sia sempre molto importante. Condivido lo schermo. Sì. Arrivo un attimo solo. Eccolo qua. Ok, l'argomento che vi porterò io è il colore nelle memorie dell'albero genealogico. Appunto, ho voluto iniziare questa presentazione da un mio quadro che ho realizzato, in cui racconto la storia di un aborto spontaneo. E principalmente ho voluto prendere questa mia opera appunto per, diciamo, per ricordare, per focalizzare come appunto non abbiamo soltanto memorie individuali e personali che sono già, soprattutto in alcuni casi specifici, molto sostanziose, molto
diciamo, innumerevoli memorie, ma anche condizionano le nostre vite sia a livello fisico, perché appunto a livello genetico, che poi sotto tutta una serie di livelli che sono anche emozionali, mentali e anche spirituali, che ci vengono offerte, che ci vengono date dal nostro albero genealogico, ecco. Appunto, dalle nostre famiglie d'origine, quindi sia dal nostro lineaggio paterno e nostro lineaggio materno, ereditiamo un pacchetto di informazioni. Quindi, diciamo, sono tutta una serie di informazioni in cui alcune sono fisse, come ad esempio quelle genetiche, nel senso i miei genitori, ad esempio, hanno gli occhi marroni, i capelli castani, di conseguenza io sono così, non li potrò modificare a meno che, insomma, non li posso modificare dal mio DNA in questo senso, mentre altre sono modificabili. Ad esempio, avrò ricevuto un certo tipo di educazione da parte dei miei genitori, fino a un certo punto della mia vita, diciamo che ho adottato quel tipo di educazione da parte dei miei genitori, poi da un certo punto in poi mi prendo la responsabilità di quello che voglio essere e di conseguenza decido se modificarlo o no e cosa modificare, insomma. Queste informazioni, appunto, tutte le nostre informazioni che abbiamo, quindi sia dal punto di vista fisico, quindi dal punto di vista genetico, almeno quello che la genetica riconosce all'interno del DNA, non abbiamo soltanto questo, ma abbiamo anche delle memorie di tipo, appunto, emozionale. Appunto, di tipo emozionale non soltanto, ad esempio, dei nostri genitori, ma anche, ad esempio, di qualche antenato che non abbiamo conosciuto, che però può condizionare la nostra vita in questo senso. Appunto, come vi dicevo, il materiale visibile dell'albero, delle informazioni ereditate dall'albero genealogico possono essere l'aspetto fisico della persona, tratti somatici, culturali e familiari, o ad esempio anche le malattie e i disturbi ereditari. Invece il materiale invisibile, che sono appunto le memorie di vissuti positivi o negativi, nostri o dei nostri genitori o dei nostri antenati, quindi si va anche più indietro, traumi o ferite emotive che di conseguenza generano credenze potenzianti o limitanti. Appunto, in base alle esperienze che noi o i nostri antenati fanno, questi ci vengono dati, o ad esempio le nostre possono essere date alla nostra discendenza e possono essere esperienze classificate come positive o negative, che di conseguenza generano modi di pensare o convinzioni che ci possono potenziare o invece limitare. Tutto questo però, appunto, va a finire nel nostro inconscio. Quindi, che noi ne siamo consapevoli o no, tutto questo pacchetto di informazioni ce lo portiamo dietro. Quello che però è possibile fare, appunto, è portarle alla luce, queste convinzioni o comunque queste informazioni, appunto rendendole consce. È importante ricordare come in questo pacchetto di informazioni, soprattutto in quelle invisibili, in ognuna, ogni tipo di informazione, che sia da un vissuto positivo o negativo, dentro ci siano delle risorse, appunto portando alla luce una ferita inconscia che ereditiamo dall'albero genealogico, è possibile sviluppare la risorsa per far sì che quel dolore non si ripeta, trasformandosi. Poi basta soltanto portare alla luce o consapevolizzare una determinata ferita nostra, del nostro albero genealogico, per trasformarla. A volte invece il lavoro è un pochino più duro e più lungo nel tempo, appunto perché molto spesso ci crediamo anche vittime di un determinato vissuto o di determinate credenze, però prendendosi le responsabilità e lavorandoci con dedizione è possibile modificarle. Allora, perché le ferite si ripetono? Appunto, esiste un fenomeno all'interno di qualsiasi albero genealogico che è la ripetizione delle dinamiche. Appunto, è molto curioso sapere come proprio biologicamente l'uomo è l'unico animale che per natura va contro natura, quindi ostacola
il suo naturale processo delle cose, quindi ostacolando il cambiamento ciclico del suo essere, appunto perché si mette in mezzo la mente che vorrebbe controllare o ostacolare determinate situazioni o una determinata ciclicità che è normale. Invece appunto l'uomo, soprattutto dall'era della civilizzazione in poi, credendo di avere diciamo la supremazia o il controllo sulla natura, disconoscendosi come parte della natura stessa, a quel punto è stato molto più accentuato il fenomeno del controllo fino a un livello patologico di narcisismo. Però appunto, tornando all'albero genealogico, la motivazione per cui alcune ferite si ripetono nell'albero genealogico è l'inerzia. Appunto, per natura, quindi biologicamente, l'uomo, per natura l'azione di un individuo verrà ostacolata dal suo stesso clan familiare, se diversa da ciò che per gli altri è normale o abituale. Per quale motivo succede questo? Solitamente gli esseri umani non si identificano con ciò che sono, quindi con i loro punti di forza, con le loro qualità o con i loro limiti, ma piuttosto si identificano con le azioni che fanno, da cui magari dopo in un secondo momento deducono: ah, allora sono così, dato che ho fatto questo sono questo. Invece non è esattamente così. Però appunto gli esseri umani si identificano non con ciò che sono, ma con quello che fanno. Di conseguenza verrà da sé che chi si comporta in modo diverso all'interno dell'albero genealogico verrà considerato come una minaccia, anche se è il più saggio. Quindi non importa quanto una persona sia più intelligente, più saggia, più amorevole, più qualsiasi cosa, all'interno dell'albero genealogico, se diversa o migliore o comunque che fa la differenza all'interno di un albero genealogico, è più comune che l'albero genealogico stesso ostacoli il suo processo naturale delle cose. Appunto, da lì si arriva alla pecora nera. Appunto, a un certo punto dell'evoluzione di un clan familiare nasce una persona che si accorge, consapevolmente o meno, che ripetersi delle dinamiche non è sano. Questo perché a un certo punto dell'evoluzione, grazie al cielo, madre natura manda una persona che dice: no, aspetta un attimo, qui c'è qualcosa che non va. Ovviamente, per inerzia, dato che è la normalità un certo tipo di comportamento, un certo tipo di dinamica, le altre persone del clan familiare non accetteranno questa persona. Non l'accetteranno perché il fatto stesso che questa pecora nera metta in discussione, metta in dubbio determinate dinamiche, determinate credenze dell'albero genealogico stesso, quindi degli individui dell'albero genealogico, visto sotto il punto di vista del clan familiare, sta minacciando anche l'identità stessa degli individui del clan familiare. Quindi è una cosa un pochino più pesante in questo senso. Però appunto è possibile cambiare le memorie del proprio albero genealogico. Ovviamente bisogna prendersi questa responsabilità, nel senso non è così scontato o così automatico che venga fatto. Appunto bisogna scegliere di farlo, decidere cosa fare e come farlo, dove, partendo dalle proprie memorie. Quindi appunto si inizia a fare un viaggio di ricerca interiore per portare queste memorie o tutto ciò che è inconscio, tutti i nostri programmi, in pratica per renderli consci e di conseguenza per modificarli. Come avviene questo viaggio, che è il cambiamento? Allora, il cambiamento, per effettuarlo, solitamente si parte da un momento di disagio, quindi di non agio, che in greco viene definito come crisis. Cambiare un processo di ricerca, appunto come vi dicevo prima di tutto interiore, che è necessario scegliere di effettuare. Nel senso, una persona non può essere obbligata di cambiare quando non vuole farlo, e il cambiamento parte sempre dall'interno, mai da agenti esterni, mai da altre persone che ti vorrebbero diverso, ma
quando una persona decide di cambiare, a quel punto lo può fare, non con forzature esterne. Appunto, come si può fare il cambiamento, come si può mettere in atto? Allora, intanto mettendo cose nuove, imparando cose nuove, togliendo cose vecchie, quindi disimparandole di conseguenza, prendendo ciò che c'è e decidere appunto cosa togliere. E alla fine appunto selezionare, decidere consapevolmente cosa tenere, cosa invece lasciare andare e cosa invece modificare. Passando da queste fasi, che non sono fisse, ma comunque possono essere anche diciamo da effettuare prima l'una, poi l'altra o in contemporanea, comunque è un processo che letteralmente non ha mai fine. Tutto questo ci porta appunto a evolverci, a crescere. Allora, in questo senso, che cosa c'entra il colore? Allora, come noi come individui abbiamo delle memorie, anche il colore ha delle memorie. Ha delle memorie perché? Allora, intanto il colore è manifestazione dell'energia, manifestazione dell'energia del sole, della luce del sole. Come tale, ha delle particolari frequenze. È stato visto come particolari frequenze energetiche contengono al loro interno delle informazioni, quindi che può essere espresso attraverso il colore o attraverso il suono, quindi attraverso il linguaggio. È importante anche dire che attraverso i biofotoni, che sono appunto delle particolari particelle all'interno direttamente dell'organismo, particelle luminose, è possibile appunto trasmettere determinate frequenze in cui all'interno ci sono determinate informazioni. Quindi appunto la luce non è soltanto luce, ma è un trasmettitore di informazioni che noi ce ne accorgiamo o meno, consapevolmente o meno, noi veniamo informati continuamente da tutto ciò che è intorno a noi, da tutto ciò che emette un suono o da tutto ciò che è luce, che di conseguenza si trasforma in colore. Appunto, il colore ha delle memorie. Appunto, osservare un prato di fiori gialli sarà diverso per noi che stare a contemplare una linea dell'orizzonte disegnata dal mare. Questo perché il giallo ha determinate influenze sull'organismo a livello fisico, a livello mentale, emozionale, eterico, il blu tutt'altro, completamente. Appunto anche per una questione di, diciamo, per il fatto che il colore giallo ha una frequenza energetica più bassa rispetto al colore blu. Questo vuol dire che il giallo ha una lunghezza d'onda, diciamo, meno ampia, il blu invece più ampia, di conseguenza il giallo è più lento e quindi penetra più lentamente, quindi più in profondità nel corpo, rispetto al blu che invece, essendo con una frequenza, una lunghezza d'onda più piccola, penetrerà con più superficialità all'interno del corpo, così dal rosso fino al viola. Ogni colore appunto risveglia in noi delle memorie collettive, familiari e infine personali, proprie dei vissuti dell'individuo. Questo perché appunto ogni colore, avendo dentro di sé delle informazioni, va a risuonare con delle informazioni che già noi abbiamo, che ci possiamo o direttamente nostre come individui, appunto. E anche il colore ha delle memorie sia collettive sia direttamente personale. Vediamo le memorie collettive, appunto. Il rosso, ad esempio, è il primo colore che l'essere umano percepisce all'interno dell'utero materno, e su questo direi che siamo tutti d'accordo. Lo riconnette con la vita stessa, con la passione e l'amore con cui una vita si crea e può continuare a pulsare, appunto, essendo il rosso il colore del sangue, il primo colore con cui stabiliamo una connessione direttamente dall'utero materno, quindi dall'inizio. Poi invece ci sono le memorie familiari e personali.
rispetto sempre al colore. Quindi anche se non avrò conosciuto un mio antenato, che per lui il colore rosso è stato simbolo di un vissuto negativo o memorie uterine traumatiche, nelle mie cellule verranno impresse quelle memorie o, se non le risolvo io, se non le modifico io, alle mie future generazioni, ai miei discendenti. Di conseguenza alla visione del colore rosso non avremo particolare piacere. Appunto, come vi dicevo, le frequenze del colore. I colori sono legati sì alle informazioni, quindi portano delle informazioni, ma anche alle emozioni che possono essere nostre o dei nostri antenati, e lavorano per associazione di memorie piacevoli o meno, appunto entrando o meno in risonanza. In ogni caso sono manifestazione della luce, energia che a diverse frequenze assumerà un colore differente e che penetrerà all'interno del corpo fisico più o meno in profondità alla sua ampiezza d'onda. Frequenze energetiche diverse lavorano su piani emozionali diversi. Appunto, qui vi ho fatto un esempio appunto di colorazioni, i 7 colori principali, che si va dal rosso, che è un colore molto più fisico, cui la frequenza, appunto, come vi dicevo prima, penetra molto di più all'interno del corpo fisico, ha un impatto molto più forte, rispetto al viola, che è quello che fra tutti ha un impatto minore, o comunque ha un impatto diverso più che minore. Lavora su altri piani del corpo, dell'emozione, della mente e della spiritualità. Appunto, dal colore all'emozione. Entrare in contatto con un colore quotidianamente attraverso, ad esempio, quello che vi mostro io è esercizi di meditazione o visualizzazione e presenza, può risvegliare determinate emozioni che possiamo sentire nel corpo e ricordare quando esse si ripetono in particolari situazioni della nostra vita. Che cosa vuol dire questo? Che attraverso, ad esempio, meditazioni, visualizzazioni o appunto stati di presenza con quel determinato colore, risveglia determinate emozioni. Da quel punto, identificando l'emozione e riconoscendo quell'emozione, possiamo anche andare più in profondità capendo appunto a quale dinamica risale, se nostra o se ce la portiamo dietro dal nostro albero genealogico. Appunto, andando maggiormente in profondità, il colore potrà risvegliare in una serie di memorie emozionali che, collegate tra loro, appunto, a volte serve anche più di un colore per comprendere l'interezza di una dinamica, ci aiutano ad andare a fondo ricostruendo la dinamica o a volte anche arrivando all'origine, da guarire per trasformare la ferita che sta ostacolando un particolare aspetto della nostra vita, per trasformarla appunto in una risorsa. Appunto, il colore può risvegliare un'emozione o una serie di emozioni a essa collegate per associazioni consce e inconsce, fino ad arrivare a una dinamica che appunto ci si può arrivare chiedendosi in quale momento della nostra vita abbiamo provato quelle emozioni e se è una dinamica che si ripete e soprattutto quando. Poi appunto una risorsa, il colore sì, può risvegliare una risorsa nel momento in cui ci si chiede quali sono le responsabilità che ho per cambiare una determinata situazione e immaginando, se tutto fosse possibile, di che cosa avrei bisogno quando mi trovo in quella dinamica, appunto quando mi trovo in quella situazione, immaginando che quella situazione potesse essere diversa. Quale risorsa dovrei avere o dovrei sviluppare, secondo me, per andare oltre quella dinamica. Qui vi ho fatto un esempio appunto con il colore giallo, che come può risvegliare emozioni in luce, quindi magari positive o potenziali, in ombra rispetto a quel determinato colore, rispetto alle informazioni che porta. L'emozione in questo senso risvegliata è la rabbia, senso di impotenza, e a livello fisico lo stomaco si chiude. La dinamica, la situazione, ovvero appunto quando questa sensazione può presentarsi in una determinata situazione della nostra vita. Appunto, io qua ho messo un caso tra virgolette di una persona X che dice: il mio capo mi sminuisce. Tutte le volte che vado al lavoro sento un brusio allo stomaco, non digerisco la situazione, non digerisco, l'ho messo grande,
perché appunto il colore giallo va, si occupa, diciamo, di tutta la parte che ha a che fare con l'intestino, la bocca dello stomaco, tutta la parte riguardo la digestione e la produzione di energia. Appunto, il nostro intestino si occupa anche di digerire le nostre emozioni oltre agli alimenti per produrre energia e di lasciarle andare. Non digerisco la situazione, non posso rispondere, quindi io non mi do il permesso di rispondere. Quando questa situazione io l'ho già vissuta nella vita, con mio padre faceva lo stesso, con lui mi sento ancora così. Quindi una dinamica che si ripete. Risorsa che può essere da conoscere, portare alla luce, sviluppare o manifestare. Quindi mi chiedo, come cambierebbe la situazione se avessi maggiore stima di me? Come mi comporto con gli altri e nell'ambiente? Quindi immaginando un'ipotetica situazione in cui mi ricapita questa cosa, ma io sono diverso, in cui io mi immagino con una maggiore stima di me, mi immagino invece che ho il mio potere personale, lo incarno e mi chiedo come mi comporto con gli altri e nell'ambiente, e a questo punto riconosco sufficientemente il mio potere personale. Quindi che cosa succede, come cambia la situazione quando riconosco sufficientemente il mio potere personale? Appunto, cambiamento, questo sono delle, diciamo, un processo che qua potrebbe sembrare a livello mentale, ma che si può ottenere appunto lavorando con il colore, con le informazioni che ci può dare. Appunto, cambiamento, il giallo mi conferisce la luce e il potere di brillare il sole, mi sento più vitale, passo all'azione, appunto, perché è un colore dinamico che dona energia. Lavoro sulla mia autostima. Quindi appunto non è un lavoro soltanto da fare con il colore, ma anche con altri mezzi, con altri strumenti o comunque con un metodo. Conosco me stesso e ciò di cui sono capace. I giudizi o le pretese degli altri non mi scalfiscono. Conosco i miei confini. Appunto, come vi dicevo, è importante precisare che il colore è uno strumento, ma uno strumento senza un metodo non serve a niente fondamentalmente. Appunto, ci vuole la scelta, appunto, è fondamentale per arrivare a un cambiamento, appunto, come vi dicevo all'inizio, bisogna scegliere di cambiare. Appunto, non si evolve perché lo vuole la vita o perché il tempo aggiusta tutto, ma perché lo decidiamo noi. Non è il tempo che aggiusta tutto, ma siamo noi che aggiustiamo le cose nel tempo, con l'impegno che ci mettiamo nel tempo. La ricerca, appunto, per cambiare, scusate, è necessario porsi delle domande. Io non avrò delle risposte se prima di tutto non mi metto in discussione, se prima di tutto non mi faccio delle domande. Appunto, le risposte però non è detto che arrivino nell'immediato. È importante che ci sia tempo e soprattutto pazienza e determinazione nel processo di ricerca. E soprattutto è necessario un metodo. Non si può andare a caso a brancolare nel buio così semplicemente perché si vuole cambiare. Appunto, i metodi di cui vi parlo io oggi sono ad esempio visualizzazioni e meditazioni attraverso il colore per l'ascolto interiore, percorsi di crescita attraverso il colore, appunto percorsi di crescita personale inteso in questo senso, e laboratori di arte terapia. Allora, tre figure professionali che lavorano con il colore. Appunto, in questo senso sono l'operatore olistico. Io mi occupo di queste due cose in pratica. Sono sia operatrice olistica che color coach, ma in formazione. L'operatore olistico, appunto, cosa fa? Come strumenti ha meditazioni e visualizzazione con l'integrazione del colore. Quindi attraverso il colore e facendo delle visualizzazioni del colore o entrando in profondità si può appunto sviluppare, allenare l'ascolto e la consapevolezza interiore. L'operatore olistico lavora nel presente, nell'ascolto del qui e ora, nella situazione presente, appunto per aumentare la propria consapevolezza. Il color coach invece è una figura che si occupa più precisamente della parte emozionale mentale, che poi va a influenzare la parte fisica e la parte spirituale, eterica, appunto con percorsi di crescita personale attraverso il colore, che come scopo ha il raggiungimento dei propri obiettivi.
Quindi in questo caso si lavora sia nel presente, ma focalizzandosi nella creazione del futuro. In questo senso, comunque, di come il presente o il passato condiziona la creazione del proprio futuro per il raggiungimento dei propri obiettivi. L'arte terapeuta, invece, che è un'altra figura professionale, appunto si occupa dell'arte terapia per una vera e propria terapia, quindi appunto è necessario essere uno psicoterapeuta o una figura professionale con una laurea. Appunto si occupa di una terapia di traumi e disturbi anche post-traumatici attraverso varie forme d'arte. Le arti terapie non sono soltanto appunto attraverso il colore, ma nell'arte terapia sono raggruppate anche tutte le terapie attraverso il suono, attraverso appunto la scultura, la ceramica, il teatro, eccetera, eccetera. E appunto lui si occupa principalmente del lavoro riguardo il passato. Sì, ci interessa appunto cosa c'è in questo momento, ma sempre in riferimento al passato. Appunto, concludo dicendo che ereditiamo appunto delle memorie dal nostro albero genealogico, le nostre famiglie di conseguenza, più o meno consapevolmente, quindi che noi lo sappiamo o no, ci insegnano a pensare, a sentire, a agire nelle nostre vite, a tutti i livelli, quindi di conseguenza a creare le nostre vite. Possiamo quindi decidere come creare le nostre vite, ascoltando le nostre memorie, quindi portandole alla luce, per poterle sanare, quindi vederle per poterle sanare. Incontrare le ferite come le risorse che esse racchiudono. La cosa bella di tutto questo percorso, che io adoro, è il fatto che in ogni dinamica, in ogni ferita, in ogni memoria che ci portiamo, abbiamo anche la stessa risorsa che ci serve per poterla guarire, quella memoria. Anche perché mi piace poter pensare che non ci accogliamo una determinata dinamica se non abbiamo anche quel potenziale intrinseco dentro di noi per poterla sanare, per poterlo guarire. Il colore racchiude anche su delle memorie, attraverso i suoi messaggi, quindi attraverso le informazioni che ci porta a livello energetico, a livello biologico, possiamo cambiare le nostre memorie ancestrali. Questo perché, appunto, unire determinate informazioni che ci porta il colore le informazioni che noi abbiamo già registrato all'interno di noi stessi, all'interno del nostro DNA, del nostro inconscio, l'unione di queste due particolari memorie, o di questi due particolari pacchetti di memorie, porta a cambiare, quindi a influenzare le nostre memorie individuali e di conseguenza a decidere se vogliamo o meno ripetere determinate dinamiche anche sui nostri discendenti. Quindi possiamo decidere qual è il pacchetto di informazioni, qual è il pacchetto di risorse che possiamo dare anche alle generazioni future. Quindi appunto il cambiamento è una scelta. Possiamo decidere o meno se farci controllare, se sentirci vittime o meno di quello che ci è stato dato, consapevolmente o meno. E il colore ci può aiutare a cambiare, appunto scegliendo di giocare, perché una cosa bella del colore è che tutto questo può essere fatto con una maggiore leggerezza, con una, diciamo, con un'atmosfera anche di gioco in determinati livelli. E niente, io ho finito, concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Giada. Allora, noi abbiamo finito qui, volevo ringraziare Marco Paoli, Olga e chi insomma, grazie, chi ha assistito oggi, chi è stato qui con noi. Se poi avete delle domande potete scrivere in chat oppure dirmelo, insomma, di chiedere ora. Io avevo appunto una domanda per ognuno degli ospiti. Allora, il colore, parto dall'ultima, il colore della tua presentazione Giada era, aveva una ragione in particolare o no? Perché vedevo questo colore rosa che spiccava, quindi ho detto... Aspetta, mi senti? Perché non... Ok, ti ho perso. No, non ti senti. Una ragione. Ah, okay. Mi senti? Adesso sì. Ok. Aveva una ragione particolare il colore rosa perché a livello proprio di frequenza è molto simile, molto vicino
ha il colore verde, che entrambi vanno a vibrare principalmente nella zona del cuore, solo che il colore verde appunto si occupa del cuore inteso come equilibrio emozionale, invece il rosa si occupa della parte più emotiva, ma nel senso di lasciare andare, nel senso di perdono. E ho voluto mettere il colore rosa perché il perdono nel cambiamento delle proprie memorie ancestrali è un punto focale molto importante, perché attraverso il perdono possiamo vedere e decidere cosa lasciare andare attraverso l'accettazione e il distacco emotivo, che sono delle parti fondamentali che ci aiutano poi a decidere cosa voler integrare dopo. Senza quello non possiamo farlo. Certo, bello, bello, mi è piaciuto molto. No, anche perché appunto questa visione, insomma, rientra appunto un po' nel discorso dell'arte terapia, è fondamentale. Beh, poi sono temi che a me piacciono, ci lavoro sempre, quindi bello. Invece, no, Ivo, io volevo chiederti una cosa, ma il discorso dell'upcycling, no? Rientra, non so, è nato dal fatto, te fai anche collage, perché è un po', tu hai fatto un po' un collage di, o sei partito dalla pop, perché te fai pop art di base, mi pare, no? Sbaglio. Allora, diciamo che l'ultima ricerca che ho fatto, essendo sui tessuti, è stato più che altro un collage di tessuti che poi sono stati anche però riempiti in qualche modo, quindi sono questi quadri che iniziano a essere tridimensionali come una sorta di cuscini, eccetera eccetera. Quindi parte sì dall'applicazione, però poi c'è sempre sopra l'intervento pittorico. Poi un pochino si avvicina alla pop art perché i colori che utilizzo sono molto pop, insomma. Infatti sì, stavo dicendo, esatto esatto, che insomma parte da lì. Ok, quindi va bene. Ultimamente però è proprio questo discorso, per me è stato davvero a livello personale scoprire che casa mia era un bachificio, è stato tipo wow, e da lì è nata tutta questa mia follia per i bachi, per la seta e tutto l'utilizzo della seta, quello che si fa, come si utilizza, e da lì ho iniziato a ricercare delle risorse di seta per la città, in poche parole, e quindi a utilizzarle nei quadri. Ok, niente, invece Rosanna, se mi, avevo una domanda e una curiosità. Quando hai parlato della mummia su cui te, insomma, hai lavorato, la pulitura della mummia è stata molto blanda, penso molto delicata, no? Perché sono... Sì, diciamo, sì, allora, abbiamo fatto delle puliture ovviamente non meccaniche, con bisturi, poi lo puoi immaginare qualcosa sarebbe successo. E quello che abbiamo fatto è stata una spolveratura. Ok. Quindi una rimozione anche dei cadaverini, di larve, eccetera, eccetera, che comunque c'erano. Però prima di tutto l'abbiamo messi per 30 giorni in un ambiente anossico. Quindi li abbiamo, diciamo, sigillati con delle bustine assorbenti d'ossigeno. E poi dopo di questo l'abbiamo spolverati con delle micro aspirapolveri, usando poi dei, diciamo, dei teli tipo tulle, per farti capire, molto fini, che si interponevano tra l'aspiratore e la mummia. Ok, bene. Va bene, allora io direi che Sì, diciamo sempre qualcosa, mentre stiamo mangiando qualcosa con la mano pesante. No, esatto, giustamente, insomma. Rimendiamo, stacchi un braccio, ops. Rimani male un pezzo. Dottore. Va bene. Allora, io direi che le mie domande appunto si chiudono qui. Vedo, non so se mi sentite ogni tanto qualche problemino, se non vedo altre domande io direi che possiamo chiudere qui, salutare chi ci ha ascoltato oggi. E allora la conferenza è stata registrata, per cui la metteremo appunto su YouTube per chi vorrà, insomma, per chi non è stato presente oggi, per chi vorrà riascoltarla. E invece per gli altri ci vediamo il 13 luglio per la conferenza in inglese.
insomma, gli ospiti saranno anche più... No, gli ospiti siamo sempre noi, di fatto, però diciamo il pubblico è più internazionale. Quindi, grazie mille ancora a Rosanna, a Ivo e Giada e a Mohamed, ovviamente, per averci invitato. E... grazie a tutti. Ciao. Grazie. Grazie, Eleonora. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.